Nasra, le organizzazioni criminali italiane sono attive da almeno mezzo secolo. I segnali della loro presenza, anche in Ticino, si sono susseguiti nel tempo a scadenze regolari. Basti pensare alle grosse inchieste contro Cosa Nostra, condotte negli anni Ottanta, come la Pizza Connection. O a quelle che, a partire dal decennio successivo, hanno evidenziato la progressiva ascesa dell'andrangheta, soprattutto nel traffico internazionale di stupefacenti. Una mafia più ermetica, più affidabile, più moderna. Una mafia discreta che ha fatto del mimetismo sociale una delle carte vincenti. I suoi esponenti sono perfettamente integrati nelle comunità in cui risiedono, tanto da creare stupore e incredulità quando il loro nome rimbalza sulle colonne della cronaca giudiziaria. La notizia di singole indagini accende puntualmente i riflettori sul fenomeno. L'attenzione mediatica si esaurisce però nel giro di pochi giorni, alimentando così la falsa impressione che si tratti di casi isolati. L'opinione pubblica lo considera ancora come un problema lontano dalla nostra realtà. Le stesse istituzioni, al di là dei proclami ufficiali, sembrano sottovalutarne la portata. Di certo la risposta sul campo delle autorità e più in generale della società è spesso inadeguata. Di qui l'importanza di avere uno strumento in grado di dare continuità al discorso, da un lato con l'analisi e la catalogazione del materiale esistente, destinato a studenti e ricercatori, dall'altro promuovendo iniziative sul territorio. Archivio ed eventi sono le due anime del primo osservatorio ticinese sulla criminalità organizzata. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con la radiotelevisione svizzera e l'Università della Svizzera Italiana, in particolare l'Istituto di Diritto, l'IDUSI, all'interno del quale dal gennaio del 2021 il centro si colloca e opera. L'osservatorio ha sede nello storico edificio del campus Ovest. L'ufficio, situato al pian terreno, ospita l'archivio. Il suo cuore è costituito dalla raccolta dei casi giudiziari. Nella sezione trovano spazio tutti i procedimenti penali aperti in Svizzera o all'estero che hanno coinvolto anche solo marginalmente il nostro paese. Per il Ticino sono stati ripercorsi gli ultimi 50 anni. Per il resto della Svizzera, alcune delle vicende che hanno contraddistinto gli ultimi 10. Lo schedario è corredato di indici, compresa una mappa interattiva che mostra e riassume le operazioni più recenti avviate dalla magistratura calabrese. Un supporto utile per visualizzare a colpo d'occhio l'appartenenza geografica delle diverse famiglie di 'ndrangheta. Le inchieste repertoriate, disponibili in versione digitale e in forma cartacea, sono attualmente poco meno di un centinaio, per un totale di oltre 400 nomi. Il ventaglio delle fattispecie che emergono va dai traffici di droga alla compravendita di armi, dal riciclaggio di denaro all'uso della Svizzera come luogo di rifugio. A ogni incarto corrisponde una cartella in cui sono conservati atti giudiziari, articoli di stampa, servizi televisivi o radiofonici, fotografie e altro ancora. Il tutto accompagnato da una scheda riassuntiva che illustra i contenuti principali delle indagini e del loro esito. Come detto, parte della documentazione è poi consultabile anche su carta nei rispettivi faldoni depositati sugli scaffali. Completano l'archivio altre 4 sezioni. Sotto istituzioni sono state salvate le relazioni periodiche di enti e autorità, i rapporti del Ministero Pubblico della Confederazione e della Polizia Federale, quelli della Direzione Nazionale Antimafia e della Direzione Investigativa Antimafia, gli studi del CROSS, l'Osservatorio dell'Università degli Studi di Milano, iniziative internazionali come il progetto ICAN, sviluppato dall'Interpol. Nella sezione chiamata Politica rientrano invece gli atti parlamentari con relativa risposta presentati in Svizzera a livello cantonale e federale, atti a cui si aggiunge una terza cartella sulle modifiche decise in ambito legislativo.
I lavori giornalistici che per il loro carattere generico esulano dai singoli dossier sono stati inseriti nella rassegna stampa. Al momento include più di 50 articoli, parte dei quali suddivisi per tema, nonché una trentina tra contributi televisivi e radiofonici, dai reportage ai dibattiti. Infine, la biblioteca. Una selezione di circa 50 volumi, più o meno direttamente legati al fenomeno delle infiltrazioni mafiose in Svizzera. Oltre ai classici della materia, è possibile trovare saggi sulla realtà nord italiana, tesi di laurea, autobiografie e libri dedicati a vicende specifiche. Tutto questo per l'archivio. Il secondo fronte di attività sono gli eventi che l'osservatorio intende organizzare, non solo in campo strettamente accademico. All'USI e in altri atenei verranno proposte delle lezioni che tocchino più ambiti, dal diritto alla comunicazione. Nelle scuole preuniversitarie si punterà soprattutto sull'educazione alla legalità, una presenza sul terreno che sarà completata da conferenze e dibattiti rivolti anche alla popolazione. Fondamentale l'apporto degli altri addetti ai lavori, giornalisti, studiosi, avvocati, politici, poliziotti, magistrati, con i quali si spera di consolidare, al di qua e al di là del confine, la collaborazione e lo scambio di conoscenza. Insomma, un osservatorio aperto, un centro di competenze che con la lente del rigore scientifico esamini da vicino per guardare lontano, a una società da tempo confrontata con tanti, troppi casi isolati. Thank you.